Lo scorso 12 marzo, presso la casa comunale, è stata accolta la prima famiglia ucraina fuggita dalla terra natia, attualmente dilaniata dalla guerra. Ad accoglierli con cordialità e disponibilità il sindaco Marco Rizzo, l'assessore Mariana Carbutti e il consigliere Dalla Russo, in rappresentanza dell'intera amministrazione comunale. In questo momento storico in cui mai ci saremmo aspettati di assistere alle atrocità della guerra, dobbiamo essere pronti a sostenere ed aiutare le famiglie, le madri e i bambini in fuga dalla terra ucraina. Oggi più che mai c'è bisogno di coesione, solidarietà ed aiuto tra i popoli. Anche Castellabate offrirà concretamente il suo contributo in questa grande catena umanitaria in tutto il mondo. Il nostro ufficio di politiche sociali è già attivo e pronto a dare un valido aiuto a tutte le persone in fuga dalla guerra. Inoltre, ci tengo a comunicare che dal prossimo lunedì i bambini ucraini inizieranno a frequentare la scuola qui a Castellabate, afferma il sindaco Rizzo. Ritengo necessario il nostro intervento ed impegno volto ad accogliere, supportare e aiutare tutte queste persone e famiglie ucraine in difficoltà. In modo coeso le istituzioni stanno collaborando per garantire una quotidianità a tutte le famiglie che giungeranno qui. Il loro futuro ripartirà proprio da Castellabate e per questo dobbiamo impegnarci affinché esso possa riprendere senza difficoltà, dichiara il consigliere Russo. L'ufficio politiche sociali, aperto da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, è già pronto a dare tutte le informazioni necessarie, a offrire accoglienza e assistenza nella compilazione di tutta la modulistica necessaria per il soggiorno e l'ospitalità in paese e di assicurare aiuto per ogni bisogno primario, di natura medica, alimentare o di altro genere, dichiara l'assessore Carbutti.